Probabilmente Raja Nainggolan avrà trovato il carbone sotto l'albero, perché si sa, Babbo Natale non porta regali ai bambini cattivi, ma non è il primo e non sarà sicuramente l'ultimo. One Football Italia ha messo in fila i 10 bad boys della Serie A. Ecco la nostra classifica. Al 10° posto Pablo Daniel Osvaldo. Ai tempi dell'Inter, il giocatore musicista arriva a un passo dal mettere le mani addosso all'allora compagno Mauro Icardi, colpa di un mancato passaggio durante un contropiede alla Juventus Stadium. Italo-argentino Furente e Guarin costretto a dividere i due. Di Osvaldo si ricorda anche l'esultanza all'Olimpico per il gol dell'ex segnato contro la Roma con la maglia della Juve. Al 9° posto Arturo Vidal, più bad boy fuori che dentro il campo. Nel 2015, durante la Copa America, ha provocato un bruttissimo incidente mentre era alla guida della sua Ferrari. Alcol test importante per lui e una notte in gattabuia. Prima 10 turni di stop con la nazionale per essere tornato in albergo 45 minuti oltre l'orario massimo stabilito e in evidente stato confusionale. Posizione numero 8 per Jaap Stam. Ora è un tranquillo allenatore in cerca di panchina dopo aver sfiorato la promozione in Premier con il Reading, ma in precedenza ha terrorizzato intere generazioni di attaccanti e non solo. Chiedere ad esempio a Pietro Parente dell'Ancona o a Patrick Vieira ai tempi dell'Arsenal. Al 7° posto Adem Ljajic. Il talento serbo spesso ha avuto più di un problema con i suoi allenatori. Storica la rissa con Delio Rossi quando i due erano insieme alla Fiorentina. Ma anche con Mihajlovic, allenatore della nazionale serba, i rapporti sono stati tutt'altro che idilliaci. 6° posto per Adriano. L'imperatore è stato devastante sia dentro che fuori dal campo. Un bad boy un po' atipico, non c'è compagno che non parli bene di lui. Ma rimangono epiche le sue gesta con la pornostar del Vice e anche la scazzottata con Rolando Howell, ai tempi giocatori della Pallacanestro Varese. A metà classifica si piazza Rino Gattuso, ringhio per gli amici. I suoi compagni di nazionale ricordano ancora i suoi sberloni nel 2006 durante la spedizione vincente ai mondiali tedeschi. Più in generale, per gli avversari era meglio non farlo arrabbiare perché la rissa era dietro l'angolo. Sfiora il podio Zlatan Ibrahimovic. Quando si discute con lui è meglio contare fino a 10. Parole di Thiago Silva, uno che Ibra lo conosce bene. Lo svedese ha litigato più o meno con tutti, da Sacchi a Leonardo, passando per innumerevoli avversari e anche compagni. Epica la rissa con Oguchi Uniebu, unico che a quanto pare è riuscito a tenergli testa. Al 3° posto Marco Materazzi. Il roccioso difensore spesso e volentieri le ha date e le ha prese. Ne sanno qualcosa Maldini, Lucio e Cirillo, solo per citarne alcuni. Ma l'episodio più famoso resterà sempre quello della finalissima mondiale contro Zidane. Provocazione e testata ricevuta prima di alzare la coppa più importante. Sfiora il primato Super Mario Balotelli. Dal litigio con Mancini con tanto di mani addosso alla maglietta Why Always Me ai tempi del City, quando era bersagliato dai tabloid inglesi. Ultimamente ha litigato con Vieira, allenatore del Nizza, ma le balotellate sono indubbiamente diminuite. Balotellate etimologicamente derivate dalle cassanate. Il bad boy per eccellenza della Serie A è stato Antonio Cassano. Il talento di Bari Vecchia si presentò guidando una macchina senza patente ai tempi del Bari, per poi continuare con le storiche liti con gli arbitri, corna a Rosetti, minacce a Pierpaoli, scazzottata con Stramaccioni e litigio con Garrone, fino agli ultimi tira e molla, gioco o non gioco più, con Verona e Dentella. Questi 10 ragazzi terribili della Serie A, siete d'accordo? Chi abbiamo dimenticato? Iscrivetevi e fateci sapere nei commenti qui sotto.